Buonasera, da Onda Ticino, apertura ancora il dramma familiare di Corfinio, una piccola comunità che diventa però una grande famiglia unita proprio per l'addio ai coniugi Marrama. Vediamo tutto nel nostro servizio. L'ambulanza ferma fuori la chiesa con i fiori sul cofano, il silenzio rotto dalla commozione, i due feretri l'uno vicino all'altro, gli animi ancora profondamente turbati. Per Corfinio è stato il giorno dell'addio all'ex insegnante Maria Pia Reale e al marito Enrico Marrama, morti domenica scorsa, lei per omicidio, lui per suicidio, come accertato ieri dall'esame autoptico. Ma oggi nel piccolo centro Peligno la cronaca ha ceduto il passo al ricordo dei due coniugi, della maestra dell'amore, per usare le parole del parroco Don Vincenzo Paura, che ha officiato il rito funebre, e di Enrico, anche lui un uomo di piazza che rispettava tutti. La nostra comunità parrocchiale nell'eclissi, nel buio, ma con la certezza che il Signore in questo momento è vicino a ciascuno di voi, che siete figli, parenti, esordito il parroco nell'omelia, spiegando che oggi fuori c'è tanto rumore e non si riesce più ad ascoltare anche le nostre voci, e oggi dobbiamo saper fare silenzio per ascoltare chi parla in mezzo a noi. Ed è stato proprio il silenzio e il raccoglimento a fare da cornice all'intera celebrazione esequiale. Anche al termine del rito la folla non si è scomposta. Fuori la chiesa si è schierata una delegazione della Croce Verde, visto che il figlio della coppia è autista e collaboratore. Una comunità segnata dal lutto come un'unica e grande famiglia che ha mostrato calore e vicinanza ai familiari di Maria Pia ed Enrico, dopo il dramma della scorsa domenica che ha segnato i cuori. E ancora l'omicidio o suicidio di Corfinio, nessuna coltellata per la donna, è stato fatale, un trauma cranico. Facciamo il punto nel nostro servizio. Nessuna ferita da taglio penetrante, nessun segno particolare di difesa che lasci pensare a una colluttazione. È morta per un trauma cranico Maria Pia Reale, l'ex insegnante 68enne di Corfinio, uccisa domenica scorsa dal marito roxicida Enrico Marrama. E quanto è venuto fuori al termine dell'esame autoptico effettuato nel pomeriggio di ieri dal medico legale Ildo Polidoro nel nosocomio di Avezzano. Dalla ricostruzione operata dall'anatomopatologo si è appreso che la donna non avrebbe riportato ferite da taglio penetranti, come pure non sarebbero state riscontrate lesioni o ferite particolari. È facile pensare che l'ex insegnante sia stata uccisa con un corpo contundente, il tagliere da cucina rinvenuto dai militari nel corso degli accertamenti e posto sotto sequestro nella cucina della propria abitazione. La prima ipotesi dell'omicidio a colpi di coltellate sembra quindi lasciare il passo a quest'ultima ricostruzione che si è resa possibile solo grazie all'ispezione cadaverica e l'autopsia svolta da Polidoro. La maschera di sangue che ricopriva il corpo esanime della donna non aveva consentito al medico legale e all'investigatore di ricostruire il quadro investigativo. La morte risalirebbe tra le 12 e le 13 di domenica, non più tardi, per dirla con le parole dell'anatomopatologo, che non si sbilancia sul fatto che la donna sia morta o meno sul colpo. L'esame dei documenti e l'esito dei prelievi presenteranno un quadro più chiaro. Nel pomeriggio di ieri, presso l'ospedale di Sulmona, sarà svolta l'autopsia anche sul corpo del 70enne Enrico Marrama, morto nel nosocomio cittadino dopo il tentativo di suicidio con un coltello da cucina. L'esame autoptico ha confermato la ricostruzione degli investigatori. La morte è riconducibile a una lesione addominale che sarebbe compatibile con il gesto autolesionistico, tant'è che l'uomo presenta dei tagli anche sui polsi, stando a quanto si è appreso. La scena raccapricciante si presenterà sotto gli occhi del figlio, un 31enne di Corfinio, volontario in Croce Rossa, che sarebbe rientrato poco prima di pranzo dopo un'uscita in bici. Trovando il padre sofferente con la lama del coltello dell'addome, avrebbe allertato i soccorsi ai carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi di rito. La madre era già morta mentre Marrama è deceduto in ospedale. La comunità di Corfinio resta scossa per il dramma che investe una famiglia di piazza, amata, stimata dal paese. Tant'è che l'altro giorno un minuto di silenzio è stato osservato anche nel corso della seduta del Consiglio Comunale. I due coniugi vivevano nella centrale piazza fino a quando, per i lavori del post-sisma, si sono trasferiti in via Popedio, dove è avvenuta la tragedia.
Da poco erano diventati nonni grazie alla figlia che aveva partorito, una gioia che almeno su questa terra non hanno potuto vivere in fondo. La tragedia sarebbe da ricondurre alla fase depressiva che ha vissuto Marrama nell'ultimo periodo, che lo ha portato il mese scorso a tentare il suicidio con un mix di farmaci fino alla follia omicida dell'altro giorno. La procura della Repubblica di Sulmona ha comunque acquisito le cartelle cliniche delle dimissioni dell'uomo dall'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove è stato ricoverato per alcune settimane, fino alle dimissioni che risalirebbero al giorno prima della tragedia. E ora la cronaca ci porta a Raiano e di un ferito non grave, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio. A finire in ospedale è stato un centauro dopo l'impatto con il conducente di un SUV che non avrebbe riportato conseguenze. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, mentre i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità. Minacce e offese agli agenti del commissariato, ma non ci fu resistenza. Assolto dal tribunale un sulmonese. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Era finito sotto processo per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, ma l'altro giorno per Antonio De Simone, di 54 anni, è arrivata la sentenza di assoluzione da parte del Tribunale di Sulmona perché il fatto non sussiste. L'uomo, noto alle forze dell'ordine, era accusato di aver rivolto espressioni ingiuriose a due agenti di polizia, etichettandoli con vari epiteti, e di essersi opposto ad un atto legittimo attraverso delle minacce. Bastardi, so dove abitate, vi brucio sia la macchina che le vostre cose, avrebbe detto l'imputato ai poliziotti, per poi, non avendo con sé documenti, rifiutarsi di salire sulla vettura di servizio per essere accompagnato negli uffici del commissariato di via Sallustio. Il castello accusatorio è caduto nel corso del processo, celebrato con rito abbreviato, condizionato alla perizia, come richiesto dall'avvocato difensore Alberto Paolini. Per il perito incaricato dalla procura, De Simone era capace di intendere e volere al momento del fatto, come pure di stare in giudizio, ma è stato accertato che le espressioni riferite ai poliziotti sono state pronunciate prima della richiesta dei documenti e non in seguito e in ragione dell'atto d'ufficio. Da qui la tesi difensiva di Paolini, che ha portato all'assoluzione con formula piena dell'imputato. Quanto al reato di oltraggio, De Simone aveva chiesto scusa agli agenti operanti per addivenire all'estinzione del reato, come previsto dalla legge. A proposito di tribunale, stanziare risorse, riparte in regione la battaglia per il mantenimento del presidio. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Con questa iniziativa normativa che sosteniamo, promuovendo l'unità di tutte le forze politiche, ci aspettiamo che la Regione porti avanti questa battaglia con forza, allocando risorse finanziarie importanti, facendosi carico il più possibile, con i fatti, le aree interne che rappresentiamo, per sostenere i comuni stessi in un periodo difficile, a rilanciare l'appello il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, al termine dell'audizione odierna della prima commissione regionale che si è riunita questa mattina all'Aquila per la nuova organizzazione dei tribunali ordinari. La richiesta ricalca l'indirizzo arrivato dalle forze consiliari di opposizione in regione. Complessivo e duraturo della geografia giudiziaria. I comuni sono disposti, pur di salvare il tribunale, anche a sostenere complessivamente i costi delle spese di funzionamento, consumi, custodia e vigilanza. Questo è un grande sacrificio per gli enti locali che in questo periodo stanno soffrendo, non meno che altre istituzioni, proprio per riduzione di fondi. Ma i costi di una soppressione del tribunale sarebbero molto più ampi, pertanto ogni battaglia dovrà essere portata avanti e a termine proprio con questo obiettivo. Siamo sicuri e confidiamo che la Regione, nel portare avanti questa importante iniziativa, si farà carico per il massimo possibile anche di questioni rifinanziarie, proprio per tenere insieme la salvaguardia dei comuni e del Tribunale, che è un presidio di sicurezza a cui non possiamo assolutamente rinunciare. In commissione è stato audito anche il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Luca Tirabassi, che ha rimarcato l'importanza della sinergia che deve crearsi tra la proposta di legge regionale e la riforma della geografia giudiziaria, non senza fare un passaggio sull'efficienza dimostrata dal Tribunale Peligno tra i primi a ripartire dopo l'emergenza pandemica, risultato che rilancia ancora di più la battaglia per la salvaguardia del presidio di legalità. Intanto è saltata l'assemblea al Cogesa, ma l'amministratore unico Vincenzo Margiotta apre a un CDA, il nostro servizio.
L'assemblea è saltata, ma alla fine è arrivata l'apertura per un consiglio di amministrazione, o meglio ancora per dividere le responsabilità su più spalle, per usare le parole dell'avvocato Vincenzo Margiotta, amministratore unico del Cogesa, una decisione a sorpresa che è stata resa nota solo nella tarda serata di ieri, all'indomani dell'appello della Lega e del primo cittadino di Pacentro Guido Angelilli, che aveva riarmato il fronte del no proprio per chiedere una gestione collegiale, non più monocratica. Ieri è stato quindi disposto il rinvio dell'assemblea dei soci, convocata per approvare il bilancio e rinnovare gli organi sociali. Il rinvio dell'assemblea è necessario per consentire alla società di revisione, a collegio sindacale, di acquisire tutte le informazioni di cui hanno bisogno per formulare previsto parere sulla proposta di bilancio, che dovrà essere discussa prima in controllo analogo, successivamente in assemblea dei soci, spiega Margiotta. Non serve fare forzature sui passaggi successivi, per cui il bilancio è propedeutico. Entro pochi giorni provvederemo a riconvocare sia il controllo analogo sia l'assemblea dei soci, che potrà serenamente deliberare, continua l'amministratore unico. Spero che i soci facciano di necessità virtù, utilizzando questo tempo per definire un accordo per la nuova governance societaria che sia adeguata alle dimensioni e alle ambizioni di Cogesa, che vede la partecipazione di componenti esperti, competenti e delegati a gestire le varie materie, ivi comprese le relazioni con gli azionisti pubblici, la cui unione è fondamentale per il buon andamento di Cogesa. Credo che, per ciò che è diventato in questi 3 anni e ciò che abbiamo previsto, visto potrà diventare nei prossimi anni anche in funzione dell'Agir, le responsabilità gestionali di Cogesa SPA vadano condivise e che le decisioni si reggano su più spalle, soprattutto su quelle dei soci. Si apre quindi una nuova fase per la gestione della società pubblica, perché non è una battaglia personale, come direbbe qualcuno, ma politica e per l'interesse della società stessa. Nessun decesso e 2 nuovi casi Covid in Abruzzo registrati nell'arco delle ultime 24 ore. Attualmente coloro che restano positivi sono 170, con una diminuzione di 27 unità rispetto a ieri, ovvero le persone guarite dal Covid che hanno negativizzato o che sono state dimesse dagli ospedali. E ora cambiamo argomento, via le auto dalla centralissima piazza. Arriva la proposta di Bici Incontriamoci che rilancia la pedonalizzazione di Corso Video. Sentiamo il servizio con la nostra raccolta di opinioni. Non solo un sì forte e chiaro alla pedonalizzazione, battaglia da scrivere anche e soprattutto all'associazione, ma da Bici Incontriamoci arriva anche la proposta di liberare la centralissima piazza Garibaldi dalle auto in transito e in sosta. Non possiamo che essere felici e soddisfatti. Finalmente a Sulmona si partirà con la pedonalizzazione dell'intero corso video tutti i giorni, da mezzanotte alle 24. Lo scorso 4 maggio abbiamo inviato all'amministrazione un documento, sottoscritto da oltre 50 associazioni e attività, contenente 10 punti per ripartire. Una delle richieste era proprio la chiusura del centro storico da mezzanotte alle 24, ma sinceramente non credevamo che ci saremmo attivati, e ora diamo atto all'amministrazione di aver avuto il coraggio, attuando questo provvedimento, di provare a cambiare qualcosa, di affrontare le inevitabili polemiche che già si sono scatenate ancora prima dell'entrata in vigore della delibera. Quella della pedonalizzazione del centro storico è una storia che si trascina dalla notte dei tempi. Anche noi qualche anno fa abbiamo raccolto molte firme a favore, ma soprattutto abbiamo sempre parlato con le persone, residenti e non, commercianti, turisti, scoprendo che in fondo la maggioranza era favorevole, ma che uno zoccolo duro di oppositori impediva in qualche modo la sua realizzazione, spiegano da Bici Incontriamoci, ripercorrendo aneddoti e trascorsi fino alla proposta. Il prossimo piccolo grande passo per Sulmona è la liberazione di Piazza Garibaldi dalla schiavitù delle auto in transito e in sosta. Siamo consapevoli che è un obiettivo ambizioso, ma sappiamo anche che tantissime persone sarebbero favorevoli. È necessario un progetto, molto amore. Piazza Garibaldi tornerà ad essere quella che è una delle più grandi e belle piazze d'Italia, e non un parcheggio, concludono dall'associazione. In piazza intanto arrivano le prime reazioni. La proposta è di togliere tutte le auto in piazza Garibaldi. Lei è d'accordo? Sbagliato. Sbagliato perché le aree pedonali non portano a nulla. Poi comunque la manutenzione agli alberi va fatta in tempi giusti, non adesso sicuramente. No, contrarissimo, non si può fare una città pedonalizzata, va fatta dove ci sono aree storiche che vanno comunque valorizzate. Nel caso di Sulmona, che già è in ginocchio per un sistema turistico dovuto al lockdown e tutto Perfetta. Io sono abituato vivendo a Roma e poi qui Roma è sempre così, non c'è mai macchine e trovo che sia giusto per Sulmona.
Per me non sono d'accordo, per me le macchine in piazza Garibaldi ci devono stare, perché anche è uno sfogo per uscire fuori dal centro storico, e altrimenti dove andiamo con la macchina, dove andiamo, quindi possiamo fare. Per me a piazza Garibaldi, diciamo, come si chiama, le macchine devono restare, solo quando ci sono degli eventi da fare, allora la piazza deve essere libera. Termina qui la prima parte di Onda di G, torniamo fra poco con le nostre notizie. Vieni a fare le spese in un ambiente gradevole e familiare, in un modo piacevole e conveniente. A Sulmona ti aspetta il supermercato Picap. Il nostro obiettivo è creare un'atmosfera in cui tutti i clienti si sentano a proprio agio e trovino tutti i giorni offerte davvero interessanti. Carni selezionate, fornitissimo banco gastronomia, frutta e verdura di prima scelta, prodotti per la cura della persona e tanto altro. Facile per i nostri clienti trovare quello che cercano. La qualità, la freschezza, i prezzi leggeri tutto l'anno ti aspettano al supermercato Picap in via Gennaro Sardi 1 a Sulmona. Richiedi la tessera fedeltà, promozioni e sconti esclusivi solo per te. Supermercato Picap, potete fidarvi. Ampio parcheggio gratuito. Riparti da zero con Honda. Riparti più forte che puoi con Valdo Moto. Senza rischi, in tutta sicurezza sugli scooter e sulle moto Honda. Con il nuovo finanziamento fino a 60 mesi senza interessi, inizi a pagare dopo 6 mesi con 24 piccole rate. Un esempio, finanzia 10.000 euro, paghi una rata da 100 euro per i primi 24 mesi e 211 per i 36 restanti. Offerta valida fino al 30 giugno 2020 su tutti i veicoli disponibili, salvo approvazione della finanziaria Agos. Riparti da zero con Honda, riparti da zero con Valdo Moto, Pescara e Sulmona. Una storia costruita con impegno e passione. Una lunga tradizione nella lavorazione del marmo e della pietra. Nuova RB Marmi. Da 40 anni lavoriamo marmo e pietra con le tecnologie più avanzate per realizzare opere per abitazioni, arte funeraria, arredi e caminetti su misura. La nostra filosofia, tramandata di padre in figlio, è accontentare tutti i nostri clienti, sia imprese che privati, anche i più esigenti. Nel nostro showroom troverete stufe a pellet ad aria e a legna, caminetti, accessori per il giardino a prezzi super scontati. Nuova RB Marmi, zona industriale Raiano, telefono 0864 72 65 87. Da 40 anni lavoriamo marmi e pietre con impegno e passione. Siamo pronti a ripartire insieme a voi. Da Luigi Liberatore, acquista in totale sicurezza. Abbiamo sanificato scrupolosamente i locali. I nostri ampi spazi garantiscono il distanziamento sociale tra i clienti. Ingresso e uscita sono separati. Ripartiamo alla grande. Per te, sconti esclusivi fino al 50% sulle collezioni primavera-estate uomo-donna. Luigi Liberatore, centro acquisti Pratelle, Prato La Peligna. Rispettiamo le regole. Insieme ce la faremo. Supermercati Tigre di Raiano e Pratola. Cetrioli verdi, melanzane tonde, pomodoro grappolo rosso, 99 centesimi al chilo. Parmigiano reggiano DOP 30 mesi, 11,95 euro al chilo. Pasta di semola De Cecco grammi 750, sconto 40,4%, 1,18 euro. Fior di latte Reginella d'Abruzzo, 69 centesimi letto. Birra Tuborg 66 cl, 89 centesimi. Caffè Kimbo grammi 250, 1,99 euro. Olio extravergine Coricelli 100% italiano, 3,98 euro. Cornetto Algida grammi 375, 2,99 euro. Punto vendita di Raiano orario continuato e domenica aperto ore 9.13. Supermercati Tigre, Raiano, strada statale 5 e Prato La Peligna, via Valle Madonna 51. We'll be right back.
Seconda parte di Onda TG, ripartiamo dalla piscina comunale, depositate le memorie al TAR, sabato riapre la vasca all'aperto, sentiamo tutto nel nostro servizio. Il contratto con il comune è ancora da sottoscrivere, ma è questione di giorni, assicurano dalla Roma Nuoto, che annuncia per sabato prossimo 4 luglio la riapertura della vasca all'aperto della piscina comunale. Scatta il conto alla rovescia per il ritorno in acqua in uno dei luoghi di aggregazione sociale giovanile, che torna a disposizione della città, anche se solo parzialmente. Serve più tempo in effetti per la rimessa a regime dell'impianto natatorio interno, che prevede una serie di interventi da eseguire per addivenire all'adeguamento dello stesso alle vigenti norme. Gli ingressi nella piscina all'aperto saranno contingentati tenendo conto delle misure anti-Covid, con alcuni degli 8 dipendenti che saranno immediatamente riassorbiti. Sul trampolino ci sono tutte le altre figure professionali che a vario titolo collaborano con l'impianto, 120 atleti agonisti, 60 atleti disabili che attendono il ritorno in vasca. Oggi intanto è stato il giorno dell'udienza al TAR Abruzzo per discutere nel merito il ricorso presentato dal Centro Nuoto Sulmona per la gestione della struttura. Non è stato un'udienza in presenza, nel senso che sul tavolo dei giudici amministrativi sono arrivate le memorie difensive e tutte le richieste. La decisione è attesa per le prossime ore, se non per i prossimi giorni. La vita da liceale fuori sede, Onda TG, arriva la lettera di una studente del classico che ha completato il ciclo di studi senza però poter entrare nella storica sede di piazza 20 settembre. Sentiamo tutto. La mia è una scuola che da tanto, anche non avendo una sede, quando la riavremo, perché la riavremo, sarà ancora meglio. La lettera in redazione arriva da una liceale del classico, a Cile, su iniziali, che ha appena concluso l'esame di maturità da consegnare agli annali. Una testimonianza che tocca le corde del cuore, arriva dalla liceale fuori sede, ovvero che non è riuscita a varcare la soglia della storica sede di piazza 20 settembre, come del resto avvenuto alle altre generazioni di studenti dell'ultimo decennio. La scuola non è solo un edificio, per usare le parole della giovane, ma è pensiero per quella storica scuola, non è mai mancato. Solo in questi giorni si sta cercando di spingere piede sull'acceleratore. Lo scorso lunedì, non a caso, è stato fatto il punto della situazione in un summit tecnico tra comune, sovrintendenza e progettista. Che cosa significa frequentare classico senza la sede della centrale piazza? Gli anni passano, come le continue false promesse che un giorno forse rientreremo nella nostra scuola. Gli anni passano, le generazioni cambiano, la situazione è sempre la stessa, scrive la liceale. A una settimana dalla mia maturità mi trovo qui a scrivere al prossimo, a raccontargli di quanto sia bella la mia scuola, nonostante la scuola non ci sia. Avrei voluto strappare il mio spumante a piazza 20 settembre, con Ovidio che mi guardava e magari mi criticava per tutte quelle volte in cui ho sbagliato a tradurlo, ma niente. La mia scuola mi ha dato tanto, nonostante non avesse neanche una sede. Io l'ho ringraziata, continuo a ringraziarla. Insieme ai miei compagni mi sono fatta sentire durante i cortei per riavere la nostra sede, continuerò a farlo. La scuola non è fatta da un edificio, la scuola sono i ragazzi, i docenti, il personale scolastico, quel bellissimo rapporto che in questi 5 anni passati insieme è maturato insieme a me. Sono entrata nella mia ormai ex scuola con il sogno di fare almeno la maturità nella sede storica, nella bellissima cornice di Piazza 20. Non ho avuto questa opportunità, lotterò ancora affinché ce l'abbiano gli altri. Una volta iniziata una battaglia, non la si lascia a metà, o si vince o si perde. E se c'è una cosa che il liceo classico Ovidio mi ha insegnato, che non importa se una battaglia la si vince o la si perde, l'importante è uscirne gloriosi, sempre. Non nego che mi sarebbe piaciuto vivere anche solo un giorno all'interno di quelle mura. I miei predecessori dicono che sia bellissimo, che Ovidio ti guarda, ti aiuta, incoraggia quando pensi di mollare tutto. Avrei voluto camminare per quei corridoi ormai lasciati a degradare, entrare da quel portone ormai pieno di scritte offensive, affacciarmi dalla finestra della mia classe, guardare il sontuoso campanile, poi finire scuola, scendere lungo le scale antiche e incontrarmi con i miei amici che vengono da altre scuole. Piazza 20 era un punto di aggregazione per la città. Lo è ancora grazie a noi ragazzi del liceo classico che continuiamo a rivendicare la nostra sede. Lo sarà ancora di più quando quella sede ce la riprenderemo. Nonostante tutto, la mia scuola ha mirato tanto e io ho dato tanto a lei. Ho finito questi 5 lunghi anni una settimana fa. Il mio percorso è stato bellissimo, ricco e molto formativo. La mia è una scuola che dà tanto, anche non avendo una sede. Quando la riavremo, perché la riavremo, sarà ancora meglio. Profumi e sapori del territorio, tutto pronto per la cena comprensoriale con la rete di 15 comuni e di una quarantina di ristoratori. Servizio di Gaetano Trigilio. Profumi e sapori della Valle Piligna in una cena che si terrà il 2 luglio prossimo in più località della Valle Piligna. 42 ristoratori che aderiscono all'iniziativa
che rappresenta una buona ripresa dopo il lungo lockdown che ha fermato tutte le attività del territorio. La ripresa parte proprio dall'offerta migliore, che è costituita dalla tradizione di buona gastronomia del comprensorio. Abbiamo creato quindi le giuste condizioni. Oggi il momento è propizio perché le disposizioni di legge permettono comunque di ritornare anche con distanziamento, ma con una certa tranquillità nei ristoranti, e quindi abbiamo pensato di promuovere in tutto il nostro territorio attraverso questo evento, di questa cena. Siamo tutti quanti coinvolti del territorio, quindi 12 comuni, 42 attività di somministrazione e di ristorazione, dove daremo spazio alla cucina, all'elogio della cucina abruzzese con i profumi e i sapori della Valle Peligna. Le risorse ambientali e la gastronomia rappresentano un buon viatico per la ripresa dei flussi turistici del territorio peligno. È un'opportunità veramente preziosa perché oggi tutte le testate specialistiche documentano come il turismo enogastronomico sia sicuramente fra quelli più interessati alle proposte regionali, e da noi si coniuga anche con l'ambiente, con i parchi, per cui sicuramente è forse la tendenza del momento da valorizzare di più. E anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. La solidarietà non cessa anche nella terza fase del post-emergenza pandemica. L'Associazione Amici della Fondazione ISAL di Pratola Peligna dona 4 apparecchiature al reparto di rianimazione dell'ospedale di Sulmona. Le apparecchiature acquistate con i fondi della sottoscrizione nazionale lanciata dalla Fondazione ISAL all'inizio dell'epidemia da Covid-19 per sostenere le attività delle strutture sanitarie impegnate in prima linea nell'emergenza coronavirus serviranno a gestire in maniera ottimale la terapia infusionale di 4 posti letto di terapia intensiva del nosocomio Peligno, migliorando in tal modo ulteriormente la qualità assistenziale nei confronti dei pazienti ricoverati. La solidarietà non cessa. Chiudiamo quello di Gualtigino, domande, segnalazioni e curiosità sulle notizie del giorno e non solo che peschiamo sulla pagina Facebook di Onda TV con la diretta live di Onda TG. Si spera, ci scrivono che si trovino risorse necessarie affinché la battaglia per il nostro tribunale arrivi a una soluzione positiva per la nostra Sulmona, e poi la popolazione sulmonese sicuramente si ritroverà divisa per quel che riguarda la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi e di Corso Ovidio. Effettivamente è un tema attuale che poi scatena le più diverse reazioni. Continuate a scriverci sui social, io vi invito sempre a visitare il sito internet della nostra emittente televisiva www.ondarivo.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. Davvero tutto per questa edizione. Onda Rigi torna domani. Grazie per essere rimasti con noi. A tutti una buona serata.